Allora, ripartiamo con la terza diretta alla Spezia, perché pare che questa sera ci siano problemi di audio, quindi ci riproviamo, vai, vediamo. Perfetto, ok. Allora, visto che abbiamo finito gli antipasti, volevo capire se gli uomini che sono presenti in sala questa sera sono così romantici, oltre che scrivere i messaggi, anche da fare ballare le donne. Vediamo se vanno in pista, se c'è un po' di contatto fisico, ragazzi, perché alla fine poi quella che si deve innescare è anche la chimica, quindi... vabbè, però io prendo ispirazione da te. Vediamo un pochino se abbiamo gli uomini che possono invitare le donne a ballare. Allora, vediamo un po'. Chissà chi aprirà la pista, eh? Questa è la 19 d'euro. Questo qui? Sì. Allora, se li fa ballare adesso, dopo si alzano dal tavolo. Signori, forza, apriamo ufficialmente le danze. Vai. Oh, vai. Thank you.
Ciao Nadella, da parte di tutti. Ragazzi, ma questo ballerino qua fa male. Gli altri uomini cosa fanno? Ehi, signori! Guarda, lo vedo! Questa volta
sai leggere i numeri, ma a scuola ti sei andato, no? Prendo in giro, ma hai innamorato! Non c'è neanche la pensione! Poveretto, l'asso messo la faccia, sta lavorando! Non ti devo giro! Non fa niente! Dopo lo andiamo a interrogare, sto 124 non testa! Come ti chiami tu? Io, Orietta! Orietta? Come la vedo? Un po' ci sono io! Orietta la timida! Orietta la timida, meno male! Altrimenti voglio il tempo! Ascolta, tu cosa fai nella vita? Lavoro in una pubblicità. Ma questo è il tavolo delle imprese di pulizia, non ho capito io. Cioè, qua! Ma lei è la capra, no? Lei è la capra. Ma io non avevo capito che faceva che andava questa. Ascolta bene. E tu come lo vorresti con l'uomo ideale? Allora, intanto dopo l'uomo, perché adesso sono un po' da di qua. Insomma, allora, intanto deve essere un uomo, poi ideale o ideale lo decidiamo noi. Fa bene perché una macchina usata gli ho sempre più provata, non si sa mai. Esatto. Hai doppiato qualcosa questa sera? No. Non ti piace quel che è da me? È antipatico, è difettoso. Ah, pure difettoso? È peggio di cinese. Beh, ma che c'entra, ma poveretti. Ma penso a te, ma guardi questo. Ragazzi, stanno arrivando dei coltelloni fantastici. Vi ricordo che anche le cameriere sono rigorosamente single, quindi potete scrivere anche a loro e mettere in moto le farfalle anche per voi. Bene. Tanto stanno arrivando i primi. Meno qua, qua. Sì, la numero 19, chi è? 19. 19, ragazzi, chi è? 19. Ah, è qua, l'ho vista. Ciao, 19. Scusa che dico solo. A voi, quindi chi è? Elisa, dove vieni? Cosa fai con lui? Lavora, perché fino a lavoro non fa ancora. Bene, come vuoi l'uomo? Come vuoi l'uomo? Ricco! Uomo ricco, amici ricco! Vai! Grande, perfetto! Buona che ricco, ragazzi, mi piace da tanto. Riprendiamo fra un po'. Esatto, non sto facendo la dieta, mangio, avete visto?
faccio. Non sono mica scoperta. Era timida. Per me queste due donne hanno successo. Ma ti hanno messo gli occhi addosso. Pensione ragazzi, io. Ma sei una poco, ma sei proprio sfacciaccio, no, c'è cioè, anche a lei non ci vado, ma vedete che andare da no, non ci vado, non sono la seconda città, non ci vado, non mi piace. Dicendo un bacio e un saluto alla 22. Io mangio anche così. Ma quanti? Vai. No, fai canto. Mangiate. Allora ragazzi, ho appena ricevuto un invito come testimone di nozze, perché qua pare che ci siano già delle farfalle in vista, e voi dovete sapere che io sono andato anche a tanti tanti matrimoni in cui ho fatto anche il testimone, e non dico proprio tutti sono andati bene, però tanti sono veramente andati bene, quindi vorrei che credeste molto in questa cosa, perché a parte il tanto lavoro e le difficoltà tecniche che ci sono, comunque il fine di queste serate spesso va in porto, quindi continuiamo questa serata qua alla Spezia. Ricordo a tutti che è la prima volta che veniamo in terra di La Spezia, prima volta in terra ligure, e abbiamo già qua
Don Lurio, eccolo qua, ha fatto colpo. E vai. Ma cosa sono gli anni? Sì, è la proporzione, sono gli anni, sì. Sono gli anni, sì, sì. Perfetto, bene, bene. Allora, un certo Francesco, non so da quale parte d'Italia, sta dicendo di salutargli la 22. La 22, certo, bene, bene. Benissimo, benissimo, vai, bene, ok. Ottimo, ottimo. Questa signora imprenditrice nel settore delle pulizie, è una bellissima donna, ricca, ecco qua. Cerca uno ricco come lei, almeno. Eh beh, sì, certo, certo. Bene, 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 perfetto. Certo, certo, vedrai che è la nonna. Cioè, quindi fammi capire, mamma, figlia e nonna. Non mi era mai capitato, ragazzi. Fino a due generazioni mi era capitato. E la bisnonna è a casa, è singola anche lei? Potevate portarla allora. La prossima volta portano anche la bisnonna. Vi mettiamo a posto tutte, ragazze, tutte. Ma che meraviglia di famiglia, veramente, complimenti. Oh, ma veramente, eh? Sì, ma se ne vuoi una devi metterle tutte e tre, eh? Ah, beh, va bene, oh, qual è il problema? Prende, io te la faccio vedere. Bene, bene, bene. Ottimo, ottimo, bene. E vai. La devo dire questa cosa. Allora, allora ragazzi, questa la devo dire perché è veramente molto bella. Dovete sapere che noi qua abbiamo tre signore sedute al tavolo, precisamente la 20, la 21 e la 22, che rappresentano altro che mamma, figlia e nonna. Abbiamo tre generazioni, ragazzi, a tavola. Don Lurio non sa da che parte farsi, perché da un lato pensa all'affascinante signora che di nonna veramente tanto da invidiare, dall'altro la nipotina è lo stuzzica, insomma. La mamma andrebbe anche bene, ma lei chissà quali obiettivi ha. Insomma, Don Lurio non sa come dividersi, ragazzi, veramente. E in più qui da casa stanno dicendo che digli alla 22 che ha un viso dolce, mi sono innamorato di lei, ecco, insomma. Quindi qui vedono tutti i suoi innamorati, questa bellissima famiglia, è una cosa emozionante. Sai che non mi è mai capitato, mi è capitato figlia e mamma anche ieri sera, ma proprio figlia, mamma e nonna, no. E hanno detto che hanno anche la bisnonna a casa, che è singolo pure lei. Io vorrei tornare a fare qualcosa di grosso. Ho un paio di messaggi, anzi uno. Ho un messaggio per la numero 12. 1, 2. Chi è la numero? Oh, eccola qua. Bene, bene, bene. Vai, vai. Ciao. Ciao, ma che foto ci sta? Allora. Oh, sono una donna. Vuoi fare una foto? Ciao. Filomena. Guardami, allora, Filomena, guardami Filomena. È stato il mio primo pensiero del mattino. Perché appena mi sono svegliato, ho preso il telefono che era un suo messaggio e diceva che non veniva. Okay. Era un buon modo per te. Poi alla fine siamo vinti, meno male. Che ne so io? Non mi ricordo neanche. Se ne frega della banchina, non mi ricordo io. Ascolta me, tu da dove vieni? Allora, sono arrivato. Oh, una pugliese! Ma fantastico!
stato citato. Perfetto. E nella vita cosa fai? Organizzo avvenimenti. Urca! Organizza avvenimenti, matrimoni, partite. Wedding planner. Ah, è una wedding planner. Fantastico, posso dire. E sei ancora figlio. Organizzo una prima di date, insomma. Per forza, se tra quelli sei che si deve sposare, comincia a frequentare un ambiente con il nostro, per anche. Ascolta me, ma tu come lo vorresti questo uomo? Che deve aspirare. Fino a qui direi che ci siamo, insomma. Ascolta bene, hai toccato qualcosa stasera? No. Ragazzi, siete in quattro, ma non c'è speranza. Oh, guardate che le tarantine sono dure. Sì. Dico che tutti così, però intanto non ce ne fosse una delle tarantine. Allora tu dopo ci metterai in questo problema. Ottimo. Cosa ci canti? Adagio. Poi parliamo di averla, ok? Quello è sempre di corso, comunque veniamo. Bene. Io vivo a Romito, Romito che è qua in Maserta. Che ne so io? Mi ricordo tutto. È una frangina. È qui? Sì. Io non mi ricordo. Ascolta, ma come dai di vivo a Romito? Amore. È andata dal sud e è venuta al nord. Hai fatto bene. Varia. Bene, vediamo che è più buono. Perfetto. Vai, tecnica in marcio, perfetto. Allora, vediamo che è conosciuta anche questa signora pugliese qua. Benissimo. Allora, signori, vogliamo tornare a muoverci un po' qua? Vediamo. Accurate. Allora, torniamo un po' in pista ragazzi, forza! Vediamo un po'. Ui, sì, no. Hai notato con questo che non ti piace sempre. Ma un pochino, è un po' più su, Allora, forza, forza signori, in pista, vai! You are me, me to be. What is pain, harmony, one fine day, by the way, don't you know, grow was a built in a day, yeah, yeah, yeah. Every day and day, just to ease your stress.
e accarezzi il capo con le mani. Con le mani tu vuoi, puoi dirmi di sì. Sensazioni, facci trasportare dalle emozioni, è un incontro di umani, questo amore. E abbiamo anche il signore qua in pista, con le mani se vuoi, puoi dirmi di sì. E arriva Don Lulio, le tue mani così, all'improvviso, le tue mani così. All'improvviso si sono fatte strada fuori e dentro di me. Con le mani prendi il Signore, guarda un po' in basso, guarda lì. Apri le finestre con le mani, con le mani se vuoi, puoi dirti di sì. E trovare nuove sensazioni, farsi trasportare dalle emozioni, è un incontro di mani, questo amore. Usa le tue mani su di me. Ragazzi, lui è Don Lulio! Le tue mani così, all'improvviso, le tue mani così, all'improvviso, si sono fatte strada fuori e dentro di me. Benissimo, benissimo. Allora ragazzi, mentre facciamo i secondi,
dovete firmarvi, perché se non vi firmate non risolvete niente, non ha assolutamente senso, non ha senso scrivere messaggi e non firmarsi, perché insomma non c'era niente così. Mi dire qualcosa con la voce? No, perché forse non è ancora andato a raccontarmi. Ehi! Ragazzi, chi è che ha scritto il... Ascolta, non lo dirà mai pubblicamente chi è, perché è così. Però, allora, ha ricevuto un messaggio, anche molto bello, ma non è firmato. Nel senso è, ragazzi, scrivere un messaggio è come sparare in aria. E non avete senso, metteteci, non dico la faccia, ma almeno un numero, ecco. C'è un uccello, che ne so io. Quindi con lui, allora, facciamo un appello pubblico. Ascolta, colui che ha scritto è pregato di riscrivere firmandosi, ok? Se no, non c'è concretezza, è come se non ha mandato niente. È anche peggio, perché ha provocato incredibile. Tu hai messo un po', tu hai schiodato un bruco e non ha provocato la farfalla. Ragazzi, come facciamo qua? Allora, dai, tanto che arrivano i secondi, facciamo fare un paio di calcoli. Allora, vieni a fare la canzone. Ah, quella non lo fa. Dove? È lì. Dove? Dove vuoi andare? Carissimo. Numero 12, ti fai la canzone o non lo fai? Ah, lui, tanto che mangiamo il secondo. Oh, la numero 12. Così si scarica un po' di questo messaggio. Cosa ti cambi? Io non mi scarico mai. Ah vabbè, prego, io non ho parlato mai. Dimmi. Ma ci cambi? Ah, dai, non dico. Ah, dai, Laura. Sì, sì, sì. Laura Fabiano. Ah, dai, chissà se è questo. Vieni qua, con il microfono degli ospiti. Fai. Vediamo se andiamo. Va, 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 prova, prova, fai anche. Ah, ah. Ah, ah. Vediamo se è questa, dimmi perché non so. È questa? Vuoi le parole? Appetito, eh? Hai visto la sua pelliccia? Aspetto
fortuna che era caccio. Complimenti, ma ora hai una voce molto bene, bene, ragazzi, dai, come sentiamo anche l'altra settimana. Adesso mangiamo questo buonissimo arrosto che è veramente buono, buono, buono. Complimenti, ragazzi, molto felicità. Adesso capisco perché tutti vengono a sposarsi qua, c'è un ragione. Buonissimo, eh? No, non lo mangio. Lo mangio.